Un investimento della Regione Toscana da 80 milioni di euro consentirà la sistemazione e riqualificazione delle briglie dell'Arno, più conosciute nel linguaggio comune come pescaie. Quelle interessate dall'intervento in tutto sono 13, da Rignano, passando per Girone, Vallina, arrivando fino a Firenze, lungo il tratto costeggiato dal Parco delle Cascine. La messa in sicurezza idraulica è l'obiettivo prioritario, al quale si aggiungono anche quelli legati all'ambiente, grazie alla realizzazione di impianti per produrre energia pulita direttamente dall'acqua. L'iniziativa, presentata lo scorso marzo, sta prendendo il via sui territori interessati dagli interventi. Dopo l'isolotto sono infatti partiti i lavori anche nel comune di Figline, in Cisavaldarno. Produrre energia elettrica dall'Arno, quindi da un fiume di pianura, questo lo rende ancora più rivoluzionario, perché questi interventi riguardano un tratto di pianura dell'Arno, di 55 chilometri, un tratto importante. Quindi un grande lavoro che ci permette oggi di dare il via a questo intervento in particolare. È un intervento da 4 milioni e 7, 1 milione dei quali servirà per ricostruire, per rimettere a norma, diciamo così, la briglia, che sarà di fatto soffolta, sarà sott'acqua, sarà invisibile, e ci consentirà di produrre 2 milioni e 6 di kilowattora l'anno di energia elettrica. Verrà installata anche una centralina per la ricarica dei mezzi e ci consentirà di risparmiare 1300 tonnellate di CO2 l'anno. Quindi un intervento importantissimo non solo per la sicurezza idraulica del territorio, ma anche per la lotta ai cambiamenti climatici. L'intero intervento, quindi tratto da 55 km dell'Arno, invece ci consentirà di produrre energia che è l'equivalente che serve per alimentare 20.000 famiglie. Quindi un intervento davvero rilevante e importante, del quale siamo molto orgogliosi. Nel comune del Valdarno i lavori andranno avanti per circa un anno. La sindaca Mugnai auspica per la primavera dell'anno prossimo di far tornare l'area fruibile ai cittadini. La messa in sicurezza del fiume Arno vuol dire liberare il territorio dal rischio e vuol dire mettere in condizione il territorio di essere sicuro, e anche i nostri cittadini, che purtroppo negli anni hanno anche subito eventi alluvionali. Quindi siamo molto sensibili a questo tema e quindi per noi è fondamentale la messa in sicurezza della briglia sul fiume Arno, e quindi permettere che in questo modo che questa zona sia più sicura, ma è anche un intervento che porta a produrre energia in maniera rinnovabile attraverso appunto le centrali idroelettriche e porta a riqualificare questo pezzo di territorio, che tra l'altro è un po' il cuore di Incisa, perché è uno dei parchi più frequentati dai nostri cittadini. Quindi coniughiamo tante azioni che porteranno a migliorare la città e a renderla più sicura. La prima cittadina ha poi ricordato che, oltre agli interventi legati alla generazione di energia, sarà possibile mettere a disposizione dei cittadini anche una colonnina per la ricarica di auto elettriche, facendo salire a 21 le colonnine sul territorio comunale. Oltre a questo, riguardo agli spazi, verranno realizzati nuovi parcheggi e un vialetto. Insomma, da una parte sarà garantita la sicurezza del fiume, dall'altra spazio all'attenzione all'ambiente, agli spazi pubblici e poi la svolta attesa per una nuova diversa fruizione dell'Arno da parte dei cittadini, Arno che diventa dunque sempre di più patrimonio comune. L'obiettivo primario è quello di rendere più sicuro il territorio, ma sempre più vogliamo arrivare a vedere i nostri fiumi non come elemento semplicemente da guardare con ansia quando c'è la piena, ma come un elemento che fa parte della città, che non la divide, ma che anzi è il luogo che si può vivere, che si può fruire. Questo tra l'altro è un luogo bellissimo, è un parco assolutamente vissuto, e quindi negli interventi che facciamo ci deve essere anche un'attenzione sempre alla qualità ambientale, non solo della difesa, e alla fruibilità, perché sono luoghi che appartengono ai cittadini e ai cittadini vanno restituiti in maniera che possano viverli appieno.